canale YouTube di Luigi Gaudio. La Germania. Introduzione alla Germania di Tacito, De origine et situ Germanorum. Allora, diciamo che, come dicevamo anche la volta scorsa nella spiegazione, all'interno di alcuni testi storici, per esempio all'interno del De Bello Gallico di Cesare o di altri testi di storiografia, ogni tanto ci sono delle digressioni o degli excursus su determinati popoli, Galli, Britanni, eccetera. Anche all'interno, per esempio, dell'Agricola dello stesso Tacito, c'è un excursus sui Britanni, sui loro usi, sui loro costumi, eccetera. In questo caso, invece, addirittura, Tacito realizza un libro intero sugli usi e i costumi dei Germani. Ciò vuol dire quindi che riteneva particolarmente importante accentrare l'attenzione su questo popolo. C'era un sentore, c'era una paura che era una paura giustificata, cioè la paura che i Germani potessero minacciare i confini dell'impero romano. I Romani cominciavano a intuire questo, quello che poi si realizzerà con le invasioni germaniche, barbariche, eccetera. Solo che nel De Bello Gallico era un libro, all'interno del De Bello Gallico, non so, c'era un libro dedicato sì a questi usi e costumi dei Galli. Invece qui abbiamo un libro autonomo, separato dagli altri. Infatti questo è com'è? Dedicato tutto quanto alla Germania. È l'unica monografia etnografica. Allora, le fonti alle quali accede Tacito. Allora, sono anzitutto lo stesso Giulio Cesare, in quanto Giulio Cesare, oltre a aver fatto l'escursus sui Galli, aveva fatto un escursus sui Germani. Poi, sicuramente, le notizie che trapelavano giungevano indirettamente e tutte le altre fonti a cui poteva fare riferimento. Per esempio, Plinio il Vecchio aveva scritto un'opera sulle guerre della Germania. Quindi, fonti... Ma oltre a queste fonti, probabilmente lui, fonti scritte diciamo, lui utilizzò delle fonti orali, quindi dei racconti ad esempio di soldati e poi appunto probabilmente mise per iscritto degli appunti suoi, personali, raccolse quindi documentazione in modo un po' sparso e alla fine si fece un'idea appunto di quelli che erano gli usi, i costumi dei Germani, eccetera. Questo testo è diviso in due parti ben distinte fra di loro. La prima, sono 46 capitoli in tutto, quindi i primi 27 capitoli, territorio dei Germani, la loro origine, la società, gli usi, i costumi, eccetera, la vita pubblica e privata. Mentre invece nella seconda si sofferma sulle singole tribù, quindi ad analizzare, eccetera, a parlare delle singole tribù. Ora, dobbiamo dire che a questo punto dovremmo porci questa domanda. Nell'antichità, ecco, era molto diffusa la teoria del determinismo ambientale, cioè in che cosa consiste, che cos'è il determinismo ambientale? Beh, molto semplice. I Romani dicevano, guarda un po', questi asiatici si trovano a vivere in un territorio con determinate caratteristiche, ecco perché sono così pigri, così indolenti. Oppure questi africani, ecco perché sono facilmente assoggettabili, perché vivono là dove c'è molto caldo, eccetera. E così gli antichi pensavano, ecco perché i Germani sono così rudi, forti, perché si trovano a vivere in un territorio particolare, quindi appunto freddo, mentre il clima temperato non è né troppo caldo né troppo freddo e rappresenta la condizione migliore per lo sviluppo di individui equilibrati. Quindi noi latini, noi romani, viviamo proprio al centro del mondo, no?
quindi siamo in un asse di equilibrio perfetto e quindi siamo i più equilibrati di tutti. Poi invece sotto di noi ci sono quelli che vivono in un clima troppo caldo e sopra di noi quelli che vivono in un clima troppo freddo. Ecco perché quindi il clima della Germania produceva corpi alti e forti, individui portati a combattimento spinti da un grande ardore, però più potenti che capaci di sopportare la fatica. Ecco perché quindi lavorano un po' di meno, perché sono naturalmente portati alla guerra, naturalmente portati alle invasioni, eccetera. Nello stesso tempo piuttosto semplici di mente e poco riflessivi. Quindi noi latini siamo più intelligenti e riusciamo a dominarli soprattutto con l'intelligenza. Quindi loro invece sono bestiali, sono portati alla bestialità, alla forza bruta e per questo ancora siamo riusciti a tenerli sotto. Però dobbiamo conoscerli bene. Attenzione, noi dobbiamo conoscere bene i germani perché sono i nostri nemici più temibili. Quindi questa operetta ha anche questo scopo, no? Cioè di conoscere bene il nemico per poterlo contrastare. E un'altra cosa fondamentale, che avevamo già detto la volta scorsa, è che in un certo senso i germani di allora, cioè del secondo secolo d.C., anche se ricordate la Germania in realtà è stata scritta uno degli ultimi anni del primo secolo d.C., intorno al 98. I germani di allora erano come i romani dei primi secoli, quindi dediti allo Stato, dediti alla guerra. Per quanto riguarda lo stile di Tacito nella Germania è diverso rispetto allo stile che abbiamo appena descritto nelle opere storiografiche. Mentre lo stile nelle opere storiografiche è molto originale, lo stile della Germania conserva ancora un po' qualcosa dello stile classico, un po' ciceroniano. Cioè abbiamo detto che il Dialogus de Oratoribus è il più ciceroniano di tutte le opere di Tacito. Le storie sono quelle meno ciceroniane, storie, annales, eccetera. La Germania è in mezzo, quindi c'è comunque già qualcosa di quella novità, insomma, stilistica che abbiamo detto si realizzerà soprattutto nelle storie. Il confine del Reno era il più rischioso per l'impero, per fortuna, dice Tacito, questi germani sono ancora divisi fra di loro, altrimenti già noi saremmo a rischio e speriamo che continuino a essere divisi fra di loro. Altri video didattici su attuttascuola.it.